ai miei colleghi presenti, che ringrazio per avermi delegato a rappresentare in questa sede le associazioni imprenditoriali del settore orafa di Rentia, Confindustria, Confartigianato, CNA e altri. E un benvenuto particolare al neopresidente ICE Carlo Maraferro, che ho avuto il piacere di conoscere poco fa e ho apprezzato la sua alta professionalità. Come potrete ammirare in questa straordinaria rappresentazione del settore che è Vincenzo Oro, siete di fronte ad un comparto caratterizzato soprattutto da aziende piccole e medie, con una grande e unica capacità di creare, di innovare e di promuoversi sui mercati internazionali. Infatti, oltre l'85% di quello che produciamo, che sono quasi 8 miliardi di euro, viene esportato in tutto il mondo. Siamo ancora leader in Europa, prima Europa, ma da diversi anni non più a livello mondiale, perché superati da Cina, India e Turchia. E purtroppo i più recenti dati ufficiali indicano un rallentamento del meno 4% delle nostre esportazioni. E questo naturalmente non va assolutamente sottovalutato. Dobbiamo pertanto continuare ad agire sulle principali leve che con il Ministero dello Sviluppo Economico e con ICE abbiamo identificato attraverso un approccio pragmatico ed orientato al business, e quindi favorire una comunicazione e identità istituzionale sul gioiello italiano per contrastare quello che stanno già facendo i nostri principali paesi concorrenti. Proseguire negli accordi con la grande distribuzione USA, che hanno portato dei risultati non solo straordinari, ma io dico misurabili nel 2017 e nel 2018. Avviare un nuovo progetto speciale sul Giappone. Consolidare il progetto Prima Vincenzo Oro per dare ancora maggiore appeal a questa manifestazione e rendere più attrattiva Vincenzo Oro anche nei confronti dei buyer dell'alto di gamma, e rafforzare le azioni di formazione e quelle rivolte al digitale. Avere infine un occhio di riguardo verso quelle aree del mondo che si stanno aprendo in termini di riduzione o azzeramento dei dazi doganali, elaborando per tempo una strategia di approccio, ad esempio, verso la Cina. E non avere titubanze nel sostenere gli accordi di libero scambio come quelli con il Giappone o altri paesi, perché siamo certi delle positive ricadute sul settore manifatturiero italiano, composti per la maggior parte da PMP e aziende non di marca, come sta avvenendo con il Canada, che in 9 mesi ha incrementato l'import del gioiello Made in Italy addirittura del 78,8%. Sul fronte della formazione tecnica, altro asset molto importante per un settore manifatturiero, occorre investire risorse per rilanciare la formazione specialistica agli istituti tecnici. Su questo cito con piacere il progetto Gold, lanciato dai colleghi di CNA, un percorso nazionale per la promozione e il riposizionamento del settore del gioiello, che punta a mettere a disposizione del comparto una piattaforma per la valorizzazione dell'artigianalità. Io dico, i nostri artigiani sono degli artisti. Attraverso percorsi di formazione e azione per la nascita di una filiera sostenibile. Il settore orafo, con le aggregazioni all'interno del sistema moda e accessorio, si è fortemente modernizzato in questi ultimi anni, come le fiere. Quindi tutti insieme, facendo sistema, per riuscire a rafforzare l'immagine del nostro bel paese meraviglioso e dell'Italia lifestyle, che è una risorsa economica che noi non sfruttiamo a sufficienza. Attraverso una politica industriale e settoriale, dove l'impresa ed il prodotto orafo italiano siano posti sempre al centro dell'attenzione durante tutto l'anno, come lo sono in questi giorni. Grazie a Vincenzo Oro, io dico buon lavoro e buona fiera a tutti quanti. Diamoci da fare.